benvenuti in questo nuovo video. Io sono Gero di Orgoglio Geek e questo auguri a tutti di Natale, ma credo di averlo già detto. Ci troviamo qui adesso per recensire un dispositivo che ci ha mandato Synology. Synology molti di voi la conosceranno, è una società leader nella costruzione di NAS e ci ha mandato uno dei suoi modelli, nello specifico il DS716 Plus 2 Serie Plus, e noi l'abbiamo provato per oltre 2 settimane e dopo 2 settimane di uso intenso di questo dispositivo possiamo finalmente dare il nostro parere e quindi dire la nostra su questo appunto NAS. Questo NAS che noi già ovviamente per provarlo l'abbiamo tirato fuori dallo scatolo, è questo qui, e l'abbiamo smontato, l'abbiamo scollegato dalla rete soltanto in occasione di questo video. Allora, cosa dire di questo NAS? Sicuramente la prima caratteristica da dire è il fatto che questo NAS è dotato di ben 2 porte LAN. Perché? Perché supporta la tecnologia Dual LAN, che significa, perché è da notare subito, è degno di nota, perché? Perché intanto lo colleghiamo alla rete, no? Qualora si dovesse verificare un problema su una delle 2 porte LAN, grazie all'altra porta questo NAS continua a garantire la trasmissione dei dati. Poi è dotato, come potete vedere, di 3 porte USB 3.0, 2 collocate sulla parte posteriore e una sulla parte anteriore. Ma rimaniamo per ora sulla parte posteriore, perché? Perché oltre alle 2 porte USB 3.0, come potete vedere, abbiamo una porta ISATA. Questo perché? Perché questo NAS è capace di trasmettere verso periferiche, verso memorie esterne, dati ad alta velocità. Rimanendo sulla parte posteriore abbiamo una ventola di raffreddamento, in quanto questo dispositivo integra appunto un meccanismo di raffreddamento interno, alimentazione, tasto reset e blocco. Andando sulla parte posteriore, come potete vedere, questo modello offre solamente si fa per dire, 2 slot per inserire gli hard disk. Noi per il momento ne abbiamo usato per provarlo solo uno. Come potete vedere, i carrelli dove vanno gli slot escono molto facilmente, basta, come ho fatto io, schiacciare, tirare ed esce fuori il carrello. Poi ho inserito l'hard disk con la piastra rivolta verso l'esterno, reinserire il carrello fino in fondo, schiacciare come abbiamo fatto all'inizio e va bene. Quando è vuoto il carrello è così. Per inserire l'hard disk, ripeto, far scorrere l'hard disk, prima di far scorrere l'hard disk però staccare queste 2 bacchette che abbiamo ai lati del carrello, far scorrere l'hard disk, rimettere le bacchette, avvitare, reinserire e tutto va a posto. Molto facile, molto semplice. Davanti abbiamo la porta USB 3.0 di cui parlavamo prima. Poi abbiamo il tasto di accensione ovviamente e 3 spie. 3 spie, 2 sono delle LAN e una è la spia dello stato del NAS in generale. Che cos'altro dire su questo NAS? Allora, intanto, per chi dovesse essere alle prime armi, chi magari non ha abbastanza, come dire, dimestichezza con gli accessori, insomma con l'informatica in generale, non abbia paura, perché all'interno della confezione troverà la Quick Installation Guide, quindi guida di installazione rapida, che attraverso un banalissimo schema vi spiegherà come appunto installare questo NAS e come inserire l'hard disk. All'interno della Quick Installation Guide troverete anche gli indirizzi da dove raggiungere il NAS, cioè da scrivere sul vostro browser per raggiungere il NAS da PC. Una volta raggiunto il NAS gode di un sistema operativo suo, che è assolutamente un'interfaccia pulita, intuitiva, semplice. Credetemi, la saprete usare benissimo, perché è veramente molto semplice, la manutenzione è molto semplice, l'uso è molto semplice. Insomma, è veramente un oggetto utilissimo, professionale, che non può mancare in una piccola ditta, in una piccola azienda, è molto comodo. Ma non solo un'azienda, anche gli smanettoni andrebbero a nozze con un dispositivo del genere. Unico tallone d'Achille di cui ne abbiamo parlato anche in recensione,
Il prezzo, perché? Perché questo dispositivo costa da solo, senza hard disk, oltre 400 euro. Quindi poi quando si va a mettere l'hard disk, ce ne vanno due, come abbiamo potuto vedere, ma insomma gli hard disk costano, quindi andando a mettere un paio di hard disk, il prezzo va ben oltre, sale ben oltre 500 euro. Quindi insomma la spesa c'è, però ne vale sicuramente la pena perché il dispositivo è sicuramente di grandissima qualità, transcodifica in 4K, processore quad core, quindi prestazioni notevolissime. Noi lo consigliamo a tutti, specialmente, ripeto, a chi ha una piccola ditta, quindi deve archiviare una grande mole di dati, ma allo stesso tempo deve poterla richiamare da smartphone o da PC in qualsiasi momento e da qualsiasi punto si trovi. Questo dispositivo sicuramente è l'ideale per fare operazioni di questo tipo. Per questo video è tutto, speriamo ne arrivino altri. Buone feste, alla prossima!